Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci siamo ragazzi, siamo praticamente alla fine. Ormai manca veramente veramente poco. Oggi faremo tutto il pezzo dell'assalto di Solfalena. Probabilmente arriveremo verso la regione, cioè verso la parte di Lunas, dove io poi mi bloccherò e inizierò a livellare i miei personaggi e fare i setup finali che poi vedrete praticamente alla fine, perché vedrete che alla fine del gioco, purtroppo o per fortuna, bisognerà utilizzare diversi personaggi. Quindi bisogna avere comunque dei team ben organizzati. Uno ovviamente sarà il team col protagonista, con il principe, che sarà il più forte in assoluto, e gli altri due che invece saranno comunque di media potenza, ma che comunque sia faranno tranquillamente il loro ruolo per quello che richiederà la storia. Per cui, detto ciò, andiamo nella sala da guerra, quindi entriamo nella sala della guerra, perché finalmente possiamo assaltare, o per meglio dire invadere, in questo caso sarebbe più corretto comunque assediare Solfalena. Finalmente torniamo a casa da ribelli, secondo la trama del gioco, ma torniamo a casa. Vi ricordo che abbiamo preso tutte e 108 le stelle del destino, quindi è quasi finita Vostra Altezza. È stato un viaggio molto duro, come quelli in carrello da miniera, non uno dei miei carrelli, ma un umano. Anche noi castori siamo stati molto impegnati. Vi ringraziamo tutti, umani, nani, castori, draghi. Già, ora è arrivato il momento della battaglia finale. Era ora. La Cavalleria del Drago è pronta ad andare in battaglia per dare il colpo di grazia a Godwin, Altezza Reale. Domani saremo pronti per andare in battaglia, Vostra Altezza. Che ne dite? Assolutamente sì. Molto bene. Cercate tutti di riposarvi stanotte. Ne avrete bisogno. Un'altra cosa. È inutile che vi ricordi che a Solfalena si trova la Runa del Sole. Ha un potere devastante. Si dice che una volta ridotto metà continente in cenere. È molto improbabile che possa succedere di nuovo, ma non possiamo neanche escluderlo a priori. Chiedo solo a chi teme per la propria vita di lasciare il castello stanotte. Non verranno fatte altre domande. Se vi serve cibo o denaro per il viaggio, prendete ciò che vi serve. E fate in modo che lo sappiano tutti. Esatto, per evitare comunque di lasciare posti scoperti. Ah, ragazzi, sì. Eccoci qua, l'ultima notte, questa si chiama, questa scena si chiama l'ultima notte. Perché qui c'è un dialogo, se usciamo fuori, però non mi ricordo effettivamente dov'era, perché c'è George che dovrebbe trovarsi da qualche parte fuori. Almeno se non ricordo male dovrebbe esserci l'opportunità di parlare con lui, se non mi ricordo male. Però forse era sopra, dov'era? Oddio, non me lo ricordo. Eccolo, trovato. Che c'è? Non riuscite a dormire? Ah, state pensando a Silas. Credo di sapere cosa stia facendo, ma non ne sono sicuro. Ma non dovete preoccuparvi, sarò con voi e Lim fino alla fine, non scordatelo mai. This is the first time I've told anyone this since I came to Falena. When I was a little younger than you are now, I made a terrible mistake in battle. Because of my arrogance and carelessness, I got caught off guard and took a blow to my left eye. Just when I thought I was done for, Farid saved me. I'm your ally because I owe Farid my life, and because I made a promise to your parents. But those aren't the only reasons. The biggest reason is because
I've seen enough to know you're worth it. And everyone in this castle feels the same way. We're gonna win tomorrow. I'm sure of it. E qui in teoria abbiamo capito il perché George possiede la benda sull'occhio. Oh! Il micidiale George. Pare che il suo destino sia legato a Falena. Oh, scusate, è che lo trovo abbastanza interessante. È famoso in un angolo del continente nordico. So di sembrare una spia, vi darò alcune informazioni per dimostrarvi le mie buone intenzioni. Appartengo a una certa organizzazione di un certo paese che mi ha invitato qui. Lucrezia è qui per altri motivi. Ha studiato strategia militare in patria, ma è qui per sua libera scelta. Non è influenzata dagli obiettivi di quel paese e non lavora per nessuno. Vi assicuro che non c'è ragione di nutrire alcun dubbio nei suoi confronti. Lei viene da Armonia, che è praticamente un altro stato che noi comunque abbiamo conosciuto il più delle volte solo come, diciamo, come sentito dire, no? Ok, una volta vista la scena con George, in realtà potremmo parlare un po' con tutti, però gli è arrivato il momento di andare a letto. Ah, ecco che no, dobbiamo parlare per forza con tutti. Quando inizierà l'assedio sul Falena, aiuterò Lucrezia. Andate a dormire presto stanotte, domani ci servite in piena forma, principe. Forse devo salire sopra, qua sai, Alice, ovviamente non c'è nessuno. Ah no, aspetta, ho capito. Ok. Oh, siete voi, principe? Pensavo ci fosse qualche intruso. Non dovete entrare nella stanza di una signora senza permesso. Questa stanza è rimasta esattamente come l'ha lasciata lei. Va bene, principe, dopo di voi chiuderò bene a chiave. Non preoccupatevi, non ho intenzione di curiosare nel suo armadio e guardare i vestiti. Ah, il solito Kyle. Ok, sì, credo di sapere dove andare. Da Leon, ragazzi. Non siamo andati da Leon. Ovviamente. Principe? Ehi, questo non è orario di visite. Beh, per stanotte farò un'eccezione. Continueremo la nostra conversazione più tardi, Leon. Ok, dottoressa Silva. Andrò a controllare gli altri pazienti. Ehi, Leon, come butta dolcezza? Ah, c'è anche il principe, eh? Stupido principe, mi sta sempre in mezzo ai piedi. Ehi, occhio, che stai facendo? L'orario delle visite è finito, torna nella tua stanza e vai a dormire. Lo sta trascinando. Ehi, lasciami andare, ti ho detto di lasciarmi andare, vecchia strega. Perché il principe può rimanere qua? Non è giusto, non è giusto! Chissà che voleva Roy, a volte non lo capisco proprio. E Roy si è un po' affezionato a Leon. So, it's almost time. Prince, tomorrow we can... We can... We can finally save the princess, right? Well, I guess you'd better get some sleep. Tomorrow's a big day. Good night, Prince. Leon fino a questo momento non è stata con noi, perché è stata male. In quel momento pensavo solo essere un buon cavaliere della regina, non mi importava nient'altro. Per questo motivo ho fatto partire a Silva le pene dell'inferno. Se ci pensiamo, non è cambiato molto.
Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Possiamo andare. Ora credo che possa andare a letto. Forse. Penso che... Sì. Volete andare a dormire? Yup. Come desiderate. Sogni d'oro, Vostra Altezza. Ragazzi, ci siamo. Nessuno ha accolto l'offerta di lasciare il castello, mia signora. Davvero? Devo dire che sono davvero colpita. La Runa del Sole non è stata ancora usata in battaglia. Sembra che tutti pensino che solo la legittima regina di Falena possa usarla. Alcuni dicono di essere più preoccupati della Runa del Crepuscolo. Beh, non dobbiamo preoccuparci delle rune. È Lady Silence il vero problema. Temo che potremmo fare involontariamente il suo gioco. Che volete dire, mia signora? Oh, niente. Lei, meglio riposarci un po'. Potremmo prendere delle decisioni sbagliate per stanchezza. Capisco, ma a voi non importa restare in piedi ancora un po', vero? Taratatam, tam, tam. Ci siamo. Si sale alla sala della guerra e siamo pronti ad entrare a Solfalena. E poi ovviamente fare quel che bisogna fare. Ah, Vostra Altezza, vi stavamo aspettando. Siamo pronti a partire, Vostra Altezza. Come sapete, lo scopo di questa missione è liberare Solfalena, salvare la principessa e prendere la Runa del Sole. Inizieremo col prendere la diga a sud della città. Voglio che le forze di Estrise e Sebol avanzino verso la diga da est. Non vi deluderemo, Vostra Altezza. Sapete di poter contare su di me e su Dean, principe. Siamo una coppia praticamente invincibile ormai. I volontari di Lord Lake e l'Elkar si occuperanno del lato occidentale. Lord Lake combatterà fino all'ultimo uomo, Vostra Altezza. Dovremmo dire agli uomini di Volga di non buttarsi nella mischia con troppa foga. Nel frattempo, la cavalleria del drago colpirà il nemico con attacchi improvvisi. Non deluderemo Vostra Altezza Reale, quel tipo di attacchi è il nostro forte. Castori e Dani controlleranno la retroguardia. A dir la verità, questa è la specialità di noi castori, però ce la metteremo tutta. Ehi, pensate che i nani non siano capaci di portare a termine il lavoro? Siamo molto più forti di quel che sembriamo. Raftfleet sarà la nostra forza principale. Salirà lungo il fiume Feitas e colpirà il nemico da sud. Sarò lieta di sferrare il primo colpo. Ok, la strategia c'è. Gli uomini ci sono, i personaggi ci sono, c'è tutto, ragazzi. Prince, we will set up a base of operations aboard the Dahaka and our captain of the guard will be Leon. Leon! Oh. Leon! Leon! È tornato. Oh, you sure you're okay? Prince? Everybody? Sorry for making you all so worried about me. As you can see, though, I'm completely healed now. And I'll be fighting alongside you. Thank you from the bottom of my heart. The briefing is now adjourned. If you would, Prince. Yeah! Alleati 108 stelle. To victory! To victory! Credo che... Sì, era tradotto lo stesso anche se non fossero state tutte 108. Cosa? Cosa hai detto? Ti sto chiedendo di scappare finché puoi. Mio fratello sta venendo a salvarmi, idiota. Perché me ne dovrei andare? Prevedi di perdere la battaglia? In questo caso perché non ti arrendi subito? O forse vuoi che i tuoi soldati muoiano per la tua stupida causa? Non essere ridicola. Non ti sto suggerendo di scappare perché penso che perderemo. Se rimaniamo qui, assisterei a qualcosa che è meglio che tu non veda. Sarebbe a dire... Le due fazioni sono disperate. Questa battaglia sarà molto più feroce della campagna di Sua Maestà contro i ribelli. E le perdite di vita umane saranno molto più alte. Motivo in più per non andarcene. Io sono la regina e dico che dobbiamo restare qui, capito?
Ragazzi, ci siamo. Allora, le truppe in realtà non sono neanche male messe così. Sinceramente non sono neanche male le truppe messe così. Letteralmente non sono neanche male. C'è solo questa che un pochettino mi lascia un po' così. Questa effettivamente la potremmo togliere e mettere vento, almeno ci curiamo. Questo carica, sbarramento. Questo conviene di più. Va bene, possiamo andare. Ragazzi, ci siamo. Sol Falena è nostra. Cioè, sarà nostra. Assedio di Sol Falena. Madonna, ma noi abbiamo sempre pochissime truppe. Ogni volta sta roba mi triggera tantissimo. Ce l'ho 3004. Seguite il piano. Nessuno deve rimanere isolato. Accerchiate il nemico e avvicinatevi il più possibile. Porta la Dahak a Sol Falena. Quindi questo è il nostro obiettivo. Allora, vedete, ci sono diverse truppe che possiamo comandare. Abbiamo truppe di terra, altre truppe di terra e poi tutte le truppe di nave. Quindi, Castori, avanti. Dahak, avanti. Qua dobbiamo spostarci praticamente tutti e ci spostiamo tutti piano piano in modo tale che qui è problematica la cosa, che poi in realtà queste truppe potrebbero tranquillamente rimanere anche qua, perché qui c'è Alenia addirittura. Cioè, a noi interessa attaccare queste fondamentalmente. Cioè, di questi qui, madonna mia, 500 possiede quel pezzo di merda. A noi interessa attaccare loro. Cioè, fondamentalmente mi interessa distruggere queste. Allora, questa portiamola qua. Se riuscissimo a farli avvicinare tutti, oddio, questi ci stanno venendo addosso? No, andiamo di battaglia normale. Minchia, quanto mi hanno tolto. Malissima questa cosa. Qui mi sa che qualche truppa la perderemo, Put him out! Fire! Perché non abbiamo come curare, purtroppo. E loro sono molto più alti come numero di attaccanti. A meno che facciamo così. Li portiamo indietro e vediamo se ci inseguono lo stesso. Ok, si stanno muovendo tutti. Benissimo.
Questo era ciò che volevo. Allora, qui in realtà, oddio. Beh, sì, sono uguali comunque le truppe, quindi potrei andare di qua. Allora, le stelle ce le ha lei. Dobbiamo farli avanzare tutti il più possibile. Vediamo se riusciamo a farle avvicinare ancora un po'. Ok. Now! Così le colpiamo tutte insieme. Anche perché se mi avesse attaccato quell'altra sarei stato in debolezza, quindi non andava bene. Ok. Cos'è, sbarramento? Sì. Ok, non c'è problema. Ok, facciamole andare indietro ancora. Ovviamente i castori sono forti contro tutti, quindi... figuratevi se ci sono problemi. Don't let them get away! Let's go. Ok, quelli stanno praticamente crepando. Loro sono forti anche contro di loro, quindi ottimo. Rodere. E le truppe d'acqua con i castori sono fortissime, c'è poco da fare. Rodere. Ok, qua battaglia normale che sono solo due. Inutile sprecare un rodere qui che non ha senso. Perfetto. Pietra della magia, ottimo. Adesso possiamo andare di qua. Qui li facciamo fuori, a meno che... infatti, immaginavo. Giustamente utilizzano la runa e quindi loro non subiscono danni, lo subisco io. È giusto, ci sta. Giù di rodere.
Ok, questi ora invece io torno un attimo indietro. No, acqua no. Sbarramento. Giù, now! Anche se con 40 forse potevo evitare lo sbarramento in realtà. Perché tanto con 40 li avrei shottati. Vabbè, sì, li avrei shottati comunque con l'ariete. Get them! Pum. Ottimo, pietra della magia. Anche qua facciamo la stessa roba. Get them! L'ariete è fortissima in questi casi. Questa è più forte, quindi noi qua ci possiamo divertire in realtà. Possiamo attaccare con tutti. Charge! E anche questa se ne va a Kager. Con questa ora, anzi, ci curiamo. Tanto non la utilizzeremo più. Don't let them get away! Oddio, acqua in realtà potrei anche evitare. Andiamo giù di sbarramenti ora. Fire! Che siamo più forti. Infatti, vedi, 67. Sono praticamente morti. Allora, acqua. Così recuperiamo tutto. Ok, qui abbiamo tutti gli HP praticamente. Anzi, tu torno indietro perché qua non mi piace. E sbarramento. Shoot! Shoot! Addirittura, madonna mia. Non pensavo shottasse. Va bene, questi li possiamo mandare a cagare. Siamo pronti per vincere. Vedete, già una volta che noi ci mettiamo qua con la Dahak abbiamo vinto. Vostra Altezza, mio signore, il nemico ha iniziato a ritirarsi prima di quanto avessimo previsto. Dobbiamo inseguirli, mia signora? No, date a tutte le truppe segnali di fermare l'avanzata. Ok. Vabbè, sì, ho perso un po' di truppe, però. Bracciale Karaya. Anche la tribù Karaya è un riferimento a Shuikoden 2. Si stanno ribellando, non capisco perché non attaccano, non attacchino. La loro confusione è comprensibile, ma è una trappola. Non ci vorrà molto prima che... Principe! Guardate, da quella parte! Già. Silence. Ammiraglio, fate indietreggiare subito Raftfleet. Date alla Cavaliera del Drago il segnale di tornare a terra, presto. Che diavolo sta succedendo? Cosa può succedere secondo te? Che stai facendo? Tu? Ma quando... Come diavolo hai... a che serve? Sbuchi sempre dal nulla, pazza incappucciata. Ho detto che stai facendo. Vuole distruggere la diga. Ma così le acque del lago si riverseranno proprio da questa parte, mia signora. Raftfleet verrà distrutta. Proprio come abbiamo fatto noi con la fortezza dell'odio.
Principe, dobbiamo fermare Lady Silence prima che sia troppo tardi. Eh sì, ragazzi. Portiere, che adesso finalmente possiamo aprire. Non dovete preoccuparvi per me, occupatevi di Lady Silence, vi prego. Ma solo noi due, eh? Dovrei cambiare membri del party, comunque. Cioè, dovrei avere la possibilità di cambiarli, forse. E infatti lì c'è l'userina. Vostra Altezza, dovete portare qualcun altro. Eh sì, quindi fammi portare qualcun altro. Quindi, ci portiamo al solito Alzared. Poi, ci portiamo George. Ci portiamo la mia Katari. Zerase non me la posso portare perché è già fuori. E quindi a questo punto ci portiamo al suo posto la piccola Jin. Qui portiamo Babbage, Egbert come sempre, e ce ne possiamo andare. Potrei portare anche Marina in realtà. Aspettate un attimo. Sì, ragazzi, portiamoci anche Marina. E Murad. Perché Murad ci cura mentre camminiamo. Marina ci cura mentre stiamo combattendo. Salvataggino tattico? Sì. Ok, possiamo andare. Forza principe, ci hai messo abbastanza. La barca è pronta, gente. Datemi una mossa, non è il momento di grattarsi la pancia. Questa piccola volerà sull'acqua. Cosa vuoi esattamente? Non ti lascerò usare la runa del crepuscolo. Oh, davvero? Parole coraggiose per una che sta per morire. Avrai anche battuto quel ridicolo cavaliere della regina, Alenia. Ma ora sei di fronte a un nemico degno. Se solo avessi la spada della notte. Mi spiace rovinare i tuoi piani, ma devo occuparmi di cose più importanti. Mi stavi simpatica, sai? Ma ora metterò fine ai tuoi dannati indovinelli una volta per... Lady Silence! Basta. Joe, Leo, Lady Silence, vi prego, non fatelo. La prote guardia del corpo del principe pensa di potermi fermare pregandomi, eh? Stammi a sentire, Leon, non gettare via la tua vita. Sei già stata sul punto di morire, ma stavolta non la farai franca. Lady Silence! Non voglio ucciderti, Leon, ma se non stai zitta subito, ti zittisco io, per sempre. Eh sì, ragazzi, boss fight. Ennesima boss fight. Oddio, la formazione è tutta Kaiser. Oh oh, male, malissimo questo. Super malissimo. Ora George da lì non farà un cazzo di danno. Infatti, perché giustamente deve stare in prima fila. Eccola. La runa del crepuscolo è sicuramente più forte. Cioè, mi sarebbe piaciuta di più averla rispetto a quella dell'alba. Tra l'altro lei ha un'ottima resistenza magica. Vedete, un attacco che dovrebbe fare 1000 di danno in realtà fa soltanto 500. Quindi veramente tanta roba. Ovviamente George non colpisce una mazza. Here we go. Siamo un in meno praticamente. Prince. Non ci ho pensato a sistemare la formazione. Però va bene così. Non ci ho pensato proprio. Le sta bene.
Voleva fare il doppio gioco. La faceva da padrona con quella dannata runa e guardatela adesso. Messaggero. Sì, Lady Alenia. Vai a riferire subito all'alto comandante. Come desiderate, mia signora. Received a report saying Elenia confirmed it. What? Father, we must do it now. Yes. What the hell? That light, it's the same as Lordly. What's that? No. I told you. Run! Now! Thanks to my rune, it looks like we're going to be okay, though. Look, the dam! No! The dam's going to give way! Give the signal to the beavers and dwarves! Già. Oh, dannazione. Mia signora, state bene? Sto bene, sto bene. Per un soffio. Voglio un rapporto sui danni, subito! Sì, ammiraglio! Ma cosa è successo, mia signora? Siamo stati salvati dai castori, dai nani e dalla saggezza dei nostri avi. Il fiume Phaethas è esondato regolarmente sin dai tempi antichi. I nostri avi hanno costruito una rete di drenaggio perfetta per evitare i pericoli dalle inondazioni. Ma questa antica rete era stata del tutto dimenticata dopo la costruzione della diga di Solfalena. Ho chiesto ai castori e ai nani di renderla di nuovo operativa, tanto per essere sicuri. E ha funzionato. Devo ammettere che in momenti come questo sono contenta di essere così in gamba. Non ditelo a me, mia signora. Sin dal primo momento che vi ho vista ho capito che siete una donna eccezionale, mia signora. Ora basta con i complimenti a Lucrezia. Siamo riusciti a scampare all'inondazione, ma... Sì, lei è palesemente innamorata di Lucrezia. Sì, lo so. Ancora non siamo al sicuro. To run away.
hold up the Dawn Rune. Unless you want to die, do as you're told. What's going on? You too, Silites. Me? I... Now! Se vi ricordate bene, la runa dell'alba e del crepuscolo lavorano insieme alla runa del sole. Quindi è come se la tenessero sotto controllo. Prince! I get it now. Lady Silites! Lady Silites, are you okay? Colpo di scena. Her rune. Me? Why did it choose me? It abandoned me. Lady Silites! You don't have time to waste here with a traitor. Hurry. Go. Lim is waiting. But nothing. You came here to kill me, after all. Lady Silites! Dr. Silva, over here, hurry! This is my job, move. Please, Doctor, help her! Prince, Sarase said we need not worry about the Sun Rune for a while. This is a golden opportunity to charge into Solfalena and get the Princess and the Sun Rune back. And I want you to take command of this operation, Prince. Prince. There they go. Finally. Doctor, don't bother with me anymore. I already know. Why does the last thing I see have to be your damn face, Lucretia? Sorry. And here I thought I was going to wash you away. Nonsense. You knew that we would occupy this dam if we attacked Solfalena. You also knew that if they struck the dam with the Sun Rune, we would be annihilated. That's why you wanted to destroy the dam before that could happen, right? Nah. I just... don't like you. That's all. Do you really think my little nephew is capable of cleaning up the Senate? I don't. That's why I knew what you were trying to do, but your logic is no different from Godwin's. What can I say? I guess I'm just not as smart as you are. It was the only thing I could think of to do for them. Listen, take care of the prince for me, will you? I heard you the first time you asked me. Oh, damn. Words can't express how much I hate you. After this is over, the prince will no longer need my guidance. It would be for the best if you could watch over him. Doctor, please. Yes.
E qui abbiamo l'altra battaglia. Allora, potremmo lasciare tutto così, ma... anzi no, al posto di sbarramento a me qua mi servirebbe effettivamente, ecco, acqua, così almeno mi posso curare. Carica, recupero, tre cariche, però anziché tre cariche... carica e recupero direi che vanno meglio. Qui abbiamo rodere e qui non va assolutamente bene ciò. Dobbiamo mettere un recupero per forza e voci. Qui ci vuole un bel supplemento. E qua possiamo andare. Ok, ci siamo. Assedio di Solfalena. Questa è veramente l'ultima parte, ragazzi. Questa è la nostra ultima difesa. Non fate avvicinare oltre il nemico. La loro forza principale dovrà attraversare il ponte. Circondatelo con navi e abbatteteli. Non c'è più nulla a ostacolare la vostra avanzata, vostra altezza. Dirigetevi direttamente al Palazzo del Sol. Rathflit e la Cavalleria del Drago attraverseranno la breccia nella diga e saranno i vostri rinforzi. Dobbiamo portare la mia unità alla città di Solfalena. Let's go. Allora, qui stanno avanzando loro nel frattempo, quindi noi possiamo tranquillamente aspettare per ora. Anzi, qui abbiamo un ariete che... vediamo se qua possiamo colpire. Sì, forte, forte, forte. Yes! E allora andiamo. Qui abbiamo tutto uguale, per cui andiamo anche da qua. Qui invece abbiamo i castori. Vabbè, i castori sono forti contro tutto, quindi non c'è problema. E qui invece abbiamo la runa, che siamo tutti forti tranne contro quello. Quindi allora mettiamoci qua e i castori li mettiamo qua. Poi queste sono tutte truppe di queste cosa sono archi e lancia, quindi noi abbiamo lancia che andrà contro gli archi. Qui contro gli archi. Zdum. Bene, bene, bene. Ok, qui ora poi con Zerase facciamo stella, così colpiamo tutti. Cerchiamo di farli avvicinare il più possibile. Se ci riusciamo, ovviamente. Charge! Questo cos'è? Lampo. Aia. Eh sì, qua mi hanno fatto un po' danno, quindi recupero. E qui siamo uguali, quindi carica per forza. Almeno non subiamo danni. Get them! Ok, qua battaglia normale, vediamo se fanno fuoco. No.
Il problema è che ora vanno su Din. Infatti. E niente, qua devo andare in battaglia normale. Ah, cazzo. Vabbè, hanno fatto bene. Hanno fatto decisamente bene. Speriamo che non li sciottino più che altro. No, fortunatamente no. Ok, però loro possono passare davanti. Sbarramento, va bene, sbarramento lo possiamo tollerare. Non è un grosso problema lo sbarramento. Go! Dobbiamo farli avvicinare. Tutti e tre. Vedi, ora loro piano piano si avvicinano. Don't let them get away! Ok, qua normale. Ah, loro hanno fatto carica. E pezzi di infami. Hanno fatto bene però. Giusto. Fire! Qui adesso ne possiamo andare normali. Altro sbarramento, va bene. Go! Vorrei di che non vorrei perdere qua. Ok, 16. Madonna mia, sono proprio un pelo. Sono rimasti con solo 9. Con loro avanziamo. Qui andiamo di carica. Dobbiamo ridurre la distanza qui. Let him get away. Ok, ora possiamo andare avanti. Perfetto. Don't let him get away. Tanto sono bloccati ormai. Olè. Ottimo. Chase him down now. Shoot now! E chi sarà con quelle bombe? È illegale. Fire! Normale. Ok, ci siamo comunque. Si sono avvicinati abbastanza. Penso di poter fare la runa stella adesso. Perché loro tornano indietro di un po'. Ah, minchia, sono allontanati assai però. No, vabbè, qua normale. Tanto loro sono solo 9, quindi
Ok, torniamo indietro. Attenzione, madonna. Now! Vabbè, qua siamo più forti, quindi va bene. Quelli ci vengono a prendere quelli bastardi. Oh, tu vai di qua allora a sto punto. No, tu. Ok, attacca normalmente. Don't let them get away! Ok, battaglia normale. Allora loro si girano e vanno lì. Perfetto. Let's go! Se mi fate organizzare un attimo, sarei più felice, però fate come volete. Non è un problema. Io vi aspetto. Pezzo resurrezione. Ok, questo qua. Get them! Boom! Ok. Recupero. E ora qua stelle. Oh, finalmente. Dai. Now! Let's go. Così li colpiamo tutti e tre. Giustamente hanno truppe da 200-300 HP, quindi per buttarle giù ci stai un casino. Allora, qua appena si avvicinano di nuovo tutte, via, stelle di nuovo. Now! Anche qua ci poteva stare supplemento in realtà come cosa, però sempre meglio recuperare. Ok, due affondate addirittura, porca miseria. Colpaccio questo. Ok, qui recuperiamo. Get them! Allora, qui avanziamo. Ah, in acqua non ci possono andare. In questo caso non ci possono andare. Now! Shoot now! Don't let them get away! Esatto, così ora vengono sballottati a destra e a sinistra. Usiamo l'ultimo rodere. Ah, pensavo di buttarli giù. Put 'em
to rout! Boom! Buonissimo! Don't let him get away! Ok, anche quelli stanno crepando. Perfetto. Ok, e la truppa d'acqua, cioè la truppa di mare lì ce l'ha fatta. Ok, qua recupero ce l'abbiamo. Ok, qua li facciamo fuori. Eppure mi hanno tolto sempre vita, mannaggia. Pezzo porta chiara. Questo sbarramento, noi stiamo avanzando. Ok, quindi qui possiamo fare la runa dell'acqua e curiamo loro. Ok, così loro sono full. Ora qui come siamo combinati? Abbiamo un recupero per due e uno lo utilizziamo su noi stessi. E l'altro lo utilizziamo su Dean, che mischino è completamente distrutto. Ok, qui che truppe ci sono? Ok, sono tutti fanti, perfetto. E allora Dean non ha più nulla da poter fare. Voi potete avanzare. Poi noi abbiamo sbarramento, quindi ci mettiamo subito dietro. Tu, noi abbiamo acqua e ci mettiamo quindi qua dietro. Dean un attacco lo può subire. E tu, Boz, ti puoi mettere qua. E lui invece lo mettiamo qua. Allora, vediamo se loro avanzano. No, ancora non avanzano. Perché poi posso utilizzare la runa dell'alba e curo tutti praticamente. Siamo pronti noi. Ci siamo. Siamo pronti per il rush finale. Quindi qua attacco. Qui attacco. Qui ci mettiamo in questo modo. Tu, Boz, fai una bella, un bel attacco così. Get them! Allora, carica. Ok, sono in inferiorità numerica, vedi, 1027 contro 900. Go! Ora lì sono completamente bloccati. Don't let him get away! Go!
Niente, qui ora purtroppo Dean mi muore. Perché si sono bloccati, sono letteralmente bloccati. Povero Dean. Maledetti incompetenti, come avete potuto lasciare entrare in città i nemici? Fate indietreggiare la linea di difesa, proteggete il palazzo del sole ad ogni costo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Meno male. Vabbè, abbiamo perso qualcuno, però un pezzo buona fortuna, questo è ottimo. E ci siamo. E anche l'assalto a Solfalena è finito. Il palazzo del sole non è più sicuro. Sua maestà e l'alto comandante devono fuggire subito. L'ho già detto a sua maestà, ma non vuole andarsene. E allora, alto comandante, almeno voi. Il comandante dei cavalieri della regina non deve mai abbandonare sua maestà. Mai. Sì, ma... Alenia, dobbiamo parlare di un'altra cosa. Sì, alto comandante? Sembra che Lady Silitz fosse ancora viva quando hai mandato quel rapporto. Eh? Ma... Errori come questo sono comuni sul campo di battaglia. Non ti addosso nessuna colpa. È solo stata sfortuna. Ecco. Giselle in realtà era ancora legato a Silitz. Alto comandante. Aspettate, vi prego, alto comandante. Alto comandante! Lui era legato ancora a Silitz. Anche se non lo dava a vedere. È il momento di attaccare direttamente il Palazzo del Sole, Vostra Altezza. Non c'è tempo da perdere. Vengo anch'io, stavolta salverò la principessa, lo giuro. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo pronti per la parte semifinale del gioco. Quindi, per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima.